Buonasera e ben tornati al Pala Poggetti per la partita di Valida della quinta giornata, sesta giornata del campionato di Serie B firmato Old Wild West. I mazzoni si affrontano con Basket Chiacia contro Cestistica Torre Novese. Entrambe le squadre che vengono da una vittoria per Chiacia in trasferta 72-73 contro Montecatino, una vittoria al photo finish, mentre per Terra Nuova prima storica vittoria in Serie B venuta ai danni di Palermo con la vittoria con la partita finita 70-60 nei confronti della formazione oggi in maglia blu. Per verificare l'elenco dei ristoranti aderenti, Diego ovviamente Terra Torrenova si presenta oggi bella garosa della vittoria nell'ultima settimana, quindi per Cece non sarà per niente un appuntamento facile. Sì, assolutamente è un appuntamento difficilissimo, perché alla luce della prima storica vittoria della Cestistica Terranovese in Serie B sono arrivati sicuramente i carichi di entusiasmo con tanta voglia di fare bene, e quindi per i ragazzi cecinesi si servirà una prova tutta sostanza, tutta energia e con grande attenzione fin dal primo secondo della palla 2. Torrenova che in questo momento si trova decima in classifica, mentre Cecina qualche posizione più avanti con sei punti e settima posizione, mentre Torrenova appunto solo due punti. E fra i giocatori della formazione ospite da tenere d'occhio soprattutto il numero 8 Boffelli, 18 punti e 17 punti di media per lui. Tira molto bene da tre punti, addirittura il 70% e il 91% ai tiri liberi. Un piccolo danno che crea sono le 5 palle perse di media. 5 palle perse che ha anche Gai, che però segna anche 30 punti a partita e subisce soprattutto 8 falli conditi da 9 rimbalzi e 5 assist. Quindi per lui niente male, una sfida fra diciamo i migliori realizzatori di queste prime due formazioni. Sì, sono giocatori che eccellono nelle varie statistiche, con Flavio Gai che sicuramente è partito molto molto sopra le righe, e speriamo che duri tanto, e se per caso nel momento in cui dovesse calare un attimino ci sia un supporting cast che possa dargli un amiano, una mano e sopperire a quello che possono essere le sue mancanze. Nota particolare: fra le file di Torrenova si trova un ex rosso blu che è giocato qui sul Valpala Poggetti 3 anni fa, e il giocatore col numero 11 Obin, per lui 100 di potenza, fisicamente molto presente, 11 punti e 9 rimbalzi di media per lui. Ora inno nazionale, ci sentiamo fra pochissimo.
Allora, ovviamente, visto le difficoltà con la lingua, il numero 11, Boccoia, visto che ha giocato anche con noi, lo chiameremo Obi o Obinna per tutto l'arco della partita, onde evitare figuracce con il cognome. Approfitto intanto per ricordarti, Filippo, che mercoledì sera, qui al Palapoggetti, si svolgerà la prima edizione del Memorial Alex Reale, per un ragazzo cecinese che ha giocato qui con noi, che purtroppo è venuto a mancare l'anno scorso per una grave malattia e che tutti i suoi amici, ex compagni di squadra, vogliono ricordare per la cosa più bella al mondo che c'era per lui, cioè una gran bella partita di pallacanestro. Quindi ovviamente presenza, non dico obbligatoria, ma semplicemente farebbe tanto piacere anche solo venire a vedere. Coinvolge appunto, mi dice Diego, un po' tutti. Vorrei fare i complimenti alla seconda squadra di Cecina, la Serie D, che lunedì scorso ha sbancato il campo di Val di Corna vincendo 86-87 con una prestazione super di due ex giocatori della Serie B dello scorso anno, Biancani con 12 punti e soprattutto Guerrieri che mette a segno 23. Dicevamo partita per niente facile, prima io e Diego ci divertivamo a fare una scommessa e secondo lui il giocatore che oggi potrà incidere un po' di più è Gnecchi, per me invece Guaiana, scusate, me l'ho dimenticato, per me invece sarà Sabatino, ma veramente basta che tutti giocano, basta che ci si diverta poi e che si vinca. Ma ho semplicemente chiesto a Sabatino se per caso aveva intenzione di andare in doppia cifra questa sera, lui mi ha detto, Guaiana, gli ho chiesto se aveva intenzione di andare in doppia cifra questa sera, visto che comunque per lui è un derby, gli ho detto ci proverò con tutte le mie forze. Sicuramente ci ha lasciato, gli ha lanciato una palla che lui coglierà al balzo e speriamo che insomma non ti deluda. Arbitri dell'incontro, il signor Schiena e Morina. Quindi stiamo osservando le due formazioni che stanno ultimando il riscaldamento. Torrenova già a riunione in panchina e Cecina che invece sono quasi tutti in panchina tranne Gai che sta ultimando la sua sessione di tiri. Torrenova che oltretutto, Filippo, si è presentata qui con solo 10 elementi e anche a vedere il tabellino della scorsa settimana ha una rotazione di 7 giocatori, quindi diciamo che sono 3 giovani nel vivaio che devono ancora fare esperienza, mentre coach Russo ha 12 effettivi a referto con il sorprendente Trassinelli 2004 ancora in panchina. Evidentemente in settimana si è meritato questa convocazione. Sa, per chi lo conosco nella vita, ma tutte le volte che lo vedo in campo mi fa tanto piacere. Lui, come anche appunto spesso si dice, tutti i ragazzi usciti dal settore giovanile. Siamo realizzatori più importanti fra le file di Torrenova, oltre a Boffelli e Obi, possiamo inserirci anche D'Andrea con 9 punti e mezzo a partita in quasi 30 minuti di impiego. Tira molto bene i tiri liberi con l'83%. Mentre Cecina risponde con ovviamente Gai, per lui praticamente 29 punti a partita, Salvadori con 11 punti e Banti con 8. Banti che dall'altro segna poco, ma il suo l'apporto che mette nella partita a livello fisico, a livello difensivo, che non viene ricordato nelle statistiche, è sempre molto importante. Volevo farti rilevare anche che Salvadori, oltre a essere in doppia cifra come punti segnati, è tra i primi del girone, anche se con pochi tiri, nelle percentuali da 3 punti. Però tira col 64%, uno dei migliori realizzatori. Andiamo a leggervi i quintetti per Cecina
quintetto con il numero 18 Sabatino, con il numero 6 Gai, con il numero 14 Guayana, con il numero 15 Banti e con il numero 19 Salvadori. Per quanto riguarda invece Torrenova, abbiamo con il numero 30 Murabito, con il numero 8 Buffelli, con il numero 11 Obi, con il numero 9 D'Andrea e infine, e non vediamo l'ultimo giocatore, col 22 Gullo. Primo possesso per la formazione ospite. Date che correggiamo, l'ultimo giocatore non è Gullo ma il numero 18 Munastra. Possesso di palla per Buffelli, blocco ruvido di Obi che apre la palla per Munastra, va in post basso da Murabito e da D'Andrea che sbaglia, prende il rimbalzo Salvadori, corre Gai, palla che finisce a Guayana, serve Banti, Sabatino, blocco con Banti, attacca il ferro, si arresta, si gira, buon movimento, sbaglia ma poi Guayana segue al rimbalzo e sono due punti per Diego. Bel tocco per prendere il rimbalzo e correggere in tap-in. Si continua per Torrenova, palla a Munastra, si va Buffelli e si prende il resto e tiro, sbaglia ancora Salvadori al rimbalzo, per lui 6,2 rimbalzi per partita. Siamo avanti, sono quelli che li catturano e Gai sono quelli che raccatturano più rimbalzi. Sabatino, partenza decisa, subendo il fallo, fallo non buono e fischio, canestro non buono dopo il fischio dell'arbitro, fallo del numero 30 se non ho visto male Murabito. Messa laterale che verrà eseguita da Gai. Si apre Guayana che riceve, una difesa abbastanza passiva da parte di Torrenova, poi Guayana combina un danno non è indifferente prendendo palla Obi, bel passaggio per D'Andrea e segna due punti nonostante l'interferenza. Sabatino supera agilmente la metà campo, blocca ad uscire per Gai, si apre Guayana all'altezza dell'ala lato panchine, Sabatino finta il tiro, poi serve Salvadori, passaggio in più per Guayana che attacca, sbaglia per quei 16 centimetri, rimbalzo dell'ex Obinna e poi palla a Murabito. Munastra, ancora il numero 30, blocco di D'Andrea, Banti aiuta molto bene, poi Buffelli riceve lo scarico ma pesta la linea laterale, errore che è sempre più comune non solo in questa categoria ma diciamo dalla Serie D fino all'NBA, tutti tendono a mettere indietro quel piede. Sabatino, serve Guayana, Salvadori, si va un po' sbasso da Banti, rimano dei bei colpi là sotto, Banti però non si fa spaventare, segna due punti di mano mancina. Munastra in possesso di palla da Buffelli, quasi non mette un'infrazione di passi, poi Obi mette fisico, chiude il palleggio e perde palla ai danni dei Gai che regge il contatto e segna con la sua mano destra, poi corre molto bene in difesa contro Munastra che chiude il palleggio, grande anticipo di Banti, riceve D'Andrea, riconsegna la palla al suo numero 18 Buffelli, bella lettura per D'Andrea che sbaglia, ancora Obi al rimbalzo, ovviamente lì là sotto se non viene a rotazione può dare molto fastidio. Banti riceve, prende il tiro, sbaglia, segue il suo stesso rimbalzo, poi porta un blocco a Sabatino. Matina che attacca molto bene, Banti che si apre, Salvadori, finta il tiro, Obi difende molto bene, Gai accetta il cambio, Torrenova, Gai deve tirare, sbaglia, D'Andrea al rimbalzo, poi Buffelli con Sabatino che lo chiude molto bene,
però fa vedere delle mani veramente delicate il numero 8, maglia blu e gialla. Ottimo controllo del corpo e canestro d'esperienza di Boffelli. Subito ribatte con un assist Salvadori per Flavio Gai che in alley-oop fa canestro. Gai e Salvadori approfittano della, diciamo, la botta presa da Munastro per segnare i due punti e riportarsi in vantaggio. Boffelli ancora accetta il cambio Salvadori, poi si prende il tiro Murabito. Murabito, le pronunce non sono il mio forte, mi scusi. E quindi porta in vantaggio Torrenova sul 9-8 quando sono passati 6 minuti di gioco. Gai vuole subito rispondere, cerca la tabella, non va, Boffelli al rimbalzo, lo ferma Salvadori, poi Obi al rimbalzo, Batti lo stoppa, però ci dovrebbe essere anche un po' di mano, quindi due liberi per il numero 11. Scusate, doppio cambio, esce Guaiana ed entra Pistillo, è uscito anche Sabatino e ha fatto il suo ingresso Gnecchi, mentre Torrenova pensò ci fosse stato qualche cambio, invece semplicemente i due giocatori sono andati ad asciugarsi le mani. Nonostante sia praticamente l'ultima settimana di ottobre, continua ad esserci molto caldo, non deve essere nemmeno facile giocare oggi. Obi che sbaglia il primo libero, per lui che tira col 43%, segna invece il secondo, 1 su 2, 8 e 10 in sottofondo, mentre Obi tirava i tiri liberi potevamo sentire Russo che richiamava i suoi giocatori, soprattutto credo Sabatino e Guaiana. Pistillo si muove molto bene sulla questa 1-3-1 credo. Poi Gai che attacca molto bene, sbaglia per troppo perché 6 centimetri. Munastro serve Obinna, scarica molto bene le mani di Boffelli, bella difesa di Gnecchi. Arriva il blocco del numero 11, Boffelli va dall'altra parte, la lascia lì per D'Andrea che ha vita facile là sotto. Buon movimento, buon controllo del corpo di Boffelli e buon taglio anche del centro. Gai si prende il blocco di Banti e apre proprio per Salvadori e Gnecchi non tiene la palla in mano, secondo regalo da parte di Cecina per Torrenova. A dare una mano Obinna a ricevere sulla rimessa, poi Murabito, Boffelli su cui fa guardia Pistillo che subisce fallo, blocco in movimento del numero 9 D'Andrea. Buon fischio, sinceramente mi sembrava D'Andrea ora chiede chiarimenti, l'arbitro gli dà una risposta e se ne va giustamente. Gnecchi, serve Gai, palla che gli ritorna, poi si va un po' sbasso da Banti, il primo duello l'ha vinto il numero 15, vediamo come va questo, corto ma ancora Banti al rimbalzo, si lotta e poi riesce a strappare il pallone. Gai, blocco di Banti, ben eseguito, palla che serve per Gnecchi, si prende il tiro da tre punti, cortissimo, Obin al rimbalzo, poi Murabito da tre punti, segue un airball. Il primo time out della partita richiesto da coach Russo, che ovviamente non è soddisfatto dell'inizio gara dei suoi giocatori. Sì, direi che ce l'ha particolarmente con Gnecchi, che prima è stato incenerito quando non ha ricevuto quel passaggio molto semplice, poi ha fatto un tiro sicuramente fuori ritmo e quindi coach Russo gli sta sussurrando giusto qualcosina. Mentre viene fatto time out in questo campo, vi aggiorniamo sugli altri match.
vediamo Green Basket Palermo contro Montecatini che sta vincendo 8-5. Ricordiamo Montecatini ancora non ha vinto in questo campionato. E poi Piombino che sta vincendo 9-2 contro Valsesia. Tra i migliori realizzatori del match è D'Andrea con 5 punti e Guy con 4. Però già due errori dai 3 punti. Vediamo se questa strigliata da parte di coach Russo avrà effetto sui giocatori in campo e soprattutto su Gnecchi. Gnecchi, se serve ora un cioccolatino per Guy, che subisce il fallo e segna anche il tiro libero, e avrà anche un tiro libero supplementare. Fa il suo esordio in campo numero 14 Francesco Carlo Stella e sostituisce il numero 18 Munastra. Guy che segna anche il libero, porta i suoi almeno uno, 11-12. Penso che la risposta di Gnecchi sia stata più che evidente. Assist al bacio per Guy. Boffelli che chiude, che chiude il palleggio. Gnecchi cerca l'anticipo, sbaglia. Poi Murabito. Guy che torna in attacco, tripla di Pistillo, con coraggio, segna 3 e riporta i suoi a più 2, 14-12. È facile prendersi un tiro in transizione in questo modo. Ovviamente lui ha la tecnica per eseguirlo. Ancora Gnecchi a subire, a recuperare la palla e subire anche fallo antisportivo. Fischiato credo a Murabito. E time out di Torrenova, che ovviamente ha visto rientrare in campo i suoi con una distrazione allucinante, un fallo antisportivo, un fallo e canestro subito. Direi ottima reazione nervosa da parte di Francesco Gnecchi, che alle urla di coach Russo ha risposto con un assist, una palla recuperata che ha procurato, adesso gli procurerà due tiri liberi per il proseguo della partita. Solo pochi minuti fa avevamo detto Palermo in vantaggio contro Montecatini, ora si trova sull'11 pari, mentre Valsesia si è un po' avvicinato a Piombino sul 9-4. Statistica particolare, Torrenova è una delle formazioni che perde più palle durante l'arco della partita, 19 e per ogni gara, con un record negativo di 33 palle perse nella prima giornata. Quest'oggi sono a 4 palle perse contro le 2 di Cecino. Due liberi quindi per Gnecchi. Considera che Torrenova rispetto all'anno scorso ha rinnovato completamente il roster, confermando soltanto il numero 22 Gullo, il numero 18 Munastra e il numero 5 Sgro, mentre tutti gli altri sono giocatori nuovi, qualcuno di categoria, ma sicuramente non giocatori leader. No, scusate se intervengo dalla regia, mi volevo scusare con gli amici di Torrenova. C'è sta nella titolatrice, ha sbagliato a scrivere su YouTube, ma correggeremo appena ci è possibile. Ringraziamo la regia Radio 675 che ci supporta in questa lunga stagione, dove cercheremo di essere sempre pronti a fare il meglio possibile compatibilmente con i mezzi a nostra disposizione. Comunque io ci tengo a dire che Radio 675 offre quasi sempre un servizio molto buono e di qualità. Su dei dirette che sono trovabili su YouTube, su Facebook, quindi ottimo il loro servizio. Guy che subisce l'ennesimo fallo. E saranno due tiri liberi, dato che Torrenova ha esaurito il bonus quando mancano poco meno di 3 minuti alla fine del primo quarto.
Siamo sul 18-12 per Cecina, con D'Andrea che riceve palla. Ingenuità, credo, del... non ho visto bene, del numero 30, numero 11, Obinna, che per liberare il suo playmaker ha commesso un fallo abbastanza evidente. Terzo fallo numero 30. Scusate, mi correggo, terzo fallo di Murabito. E questo è un grande problema per coach Silva, perché è uno dei titolari, è uno dei, insomma, che, diciamo, regge la baracca. Al suo posto rientra il numero 18, Munastra. Sempre Banti, riceve Gnecchi, poi Gai, ottima uscita dai blocchi, si prende il tiro, sbaglia Pistilla lì sotto, velocissimo. Quinto punto per Lorenzo. Gnecchi, una risposta allucinante, due falli subiti, un assist, due su due tiri liberi, bravissimo. Stella riceve D'Andrea, Boffelli, circumnaviga l'area per poi andare a tirare in sottomano. La difesa di Cecina costretta a commettere fallo e Boffelli avrà due tiri liberi per uno che è, diciamo, infallibile. Fallo del numero 19, Salvadori. Pavoli si prepara sul cubo del cambio, vediamo chi farà uscire il coach russo. Esce il numero 15, Banti. Cambio anche per Torrenova, esce Obi ed entra con il numero 6, Drigo. Boffelli che tira con il 91%, realizzatore micidiale dalla linea della carità. Salvadori al rimbalzo. Non so se è più micidiale Boffelli da 3 o te nel commento. Anche perché prima dicevo Obinna che tira col 43%, fa 1 su 2. Boffelli tira col 91%, 1 su 2 anche lui. Gnecchi che ancora prende il passaggio da Salvadori, corre in contropiede, segna il canestro subendo anche il fallo col libero supplementare. Segna anche il tiro libero, 23-13 quando manca 2 minuti e 20 secondi al termine della prima frazione. Poi Gnecchi si fa ingolosire dalla visione della palla, commette un fallo, diciamo, fallo onesto. Sempre D'Andrea, riceve palla Boffelli. Boffelli che batte agilmente Pistillo, fallo in attacco di Boffelli, con Salvadori che mette il petto, non si fa spaventare da il numero 8. Hai visto quanto serve l'esperienza di Salvadori? L'anno scorso aveva bisogno di fare pentole ai coperchi e continuava a essere il leader per farli fatti. Quest'anno si è messo al servizio della squadra, tira con notevoli percentuali e poi fa tutte queste piccole cose di aiuto, di falli subiti, di palle sporcate, che sono diventate ormai una sua caratteristica e che mi fa molto molto piacere evidenziare, perché non vengono mai evidenziate abbastanza. Ieri è un giocatore rinato e lo chiamerei proprio mister utilità in questo momento. Salvadori che consegna la palla a Gai, si apre sui tre punti, si prende il tiro, sbaglia, Gai che lotta come un leone al rimbalzo, serve però Boffelli che corre nel contropiede e poi costretto a fermarsi dato che c'era uno contro tre. Munastra apre per Stella, ancora Munastra, batte facilmente Gai, la lascia lì, la patata bollente al numero 6 Drigo. Poi Pistillo si prende un tiro difficilissimo cadendo e chiede scusa al russo, che di certo non è contento della sua soluzione. Boffelli ancora, vediamo se risponderà a Pistillo con una buona difesa. Stella, ancora Boffelli, si prende il tiro, sbaglia, Salvatore tocca ancora una volta, poi D'Andrea.
cerca il fallo, trova solo un errore e poi il rimbalzo di Flavio Gaia che vuole abbassare giustamente il ritmo. Prende il tiro da praticamente 8 metri, lo manda a bersaglio e tutto il palazzetto esplode. Chiude il polleggio Munastra, Gnecchi mette tantissima pressione, poi Boffelli va a dare una mano. Gnecchi si addormenta, Munastra segna 2 punti più facili di tutta la partita finora. Gai svirgola in mezzo all'aria, giusto non fischiare, il difensore con braccia alte, usa solo del petto. Ultimo possesso praticamente della partita, discrepanza di poco più di un secondo fra i due cronometri. Stella riceve ora il possesso, va da D'Andrea, Pistillo paga fisicamente, buonissimo aiuto di Vavoli, poi D'Andrea tira fuori il coniglio dal cilindro. Il primo quarto che si chiude col punteggio di 26-15, 17, il tabellone era ancora stato aggiornato. Buona prestazione tutto sommato del Basket Cece, che con l'inizio un po' a rilento, poi dalla sfilata di Russo ha cambiato totalmente atteggiamento. Russo è comunque, se, non so se potete sentire, ancora abbastanza indiavolato con i suoi. Sì, sicuramente questo canestro, lo scadere, non lo ha lasciato molto soddisfatto. Purtroppo Pistillo ha pagato fisicamente contro D'Andrea, che oltre a essere lungo ha un'ottima tecnica di tiro con le braccia molto alte, quindi già è più alto di 6-7 cm, più stende le braccia e frusta bene col polso, ha trovato un buon canestro da centro area. Secondo me più che il canestro di D'Andrea può aver dato fastidio il canestro di Munastra, che praticamente ha ricevuto tutto da solo in mezzo all'aria. Andiamo a dirvi un po' le statistiche dei nostri giocatori. Già 12 punti per Flavio Gai, con 3 su 5 da 2 punti, 1 su 4 da 3 punti e 3 su 3 liberi. Segue poi Gnecchi e Pistino con 5 punti, chiudono il tabellino Banti e Guaiano. Per quanto riguarda invece Torrenova, il migliore realizzatore della partita, D'Andrea con 7 punti, lui che ne segna 9 e mezzo a partita, è già 7. Poi 5 punti di Murabito e chiudono poi i tabellini Boffelli e Obinna. 30 secondi prima della ripresa della partita, arbitri che richiamano in campo i giocatori. Assistente di Russo Matteo Pio, che sta dando consigli al numero 9 Gnecchi, mentre il coach Jorge Silva tiene ancora i suoi in panchina, vuole utilizzare tutti i 2 minuti possibili disponibili. Stessi quintetti che hanno terminato la prima frazione. Messa che verrà effettuata da Cecina, dato il primo possesso è stato per Torrenova. Gnecchi riceve, Vavoli, Salvadori, per Gnecchi, Gai prende palla e prova ad attaccare a destra, poi si mette in post basso contro Stella, fisicamente è meglio di lui, e Stella che commette fallo, non so se c'era un palla o anche un po' di mano. Secondo me c'era tanto cuoio sotto quella mano, il problema è che Stella ha fatto vedere un gesto, chiamiamo, un po' più violento del normale, e quindi gli arbitri hanno sanzionato il fallo. Per me era una stoppata più che buona. Poi ovviamente cambia, ci sono tante questioni, ovviamente noi da qua su non so quanto possiamo vedere rispetto all'arbitro. Gai che segna 2 liberi, parte il suo tabellino a quota 14 e Cecina a quota 28 sul più 11. Stella riceve, cerca Boffelli, poi
invece ci arriva Obin con Pistillo che cerca l'anticipo, invece trova solo un fallo a sfavore. Esce Gaik, come sempre viene applaudito da tutto il pubblico. Rientra Sabatino. Sabatino ha fatto vedere buone cose nei pochi minuti che ha giocato inizialmente. No, riparlo al reparto offensivo, in difesa magari paga ancora qualcosa fisicamente. Vavoli rimane un giro indietro e il numero 5 Sgrossi che subisce fallo e segna anche, scusate, Drigo che subisce il fallo e segna anche e avrà anche un tiro libero supplementare. Vavoli, scusate, Pistillo sostituito, rientra Guayana che era partito bene con due punti, poi si è un po' perso. Drigo che sbaglia il tiro libero, poi lotta al rimbalzo fra Obin e Salvadori, poi possesso che arriva a Cecina. Salvadori, Sabatino, Guayana, blocco di Salvadori, si apre Vavoli da tre punti, sbaglia, tocco di Gnecchi, ma possesso che non si concretizza, anzi arriva a Torrenova con Munastra, Obinna, Carlo Stella, Buffelli, legge molto bene la difesa di Gnecchi, poi scarica la palla in brutto modo a Carlo Stella che attacca, si arresta, deve tirare, cerca la tabella ma non trova il canestro, il rimbalzo di Gnecchi, spinge palla con Guayana. Salvadori, Gnecchi, si apre ancora Guayana, avrebbe anche un tiro, non ce lo prende, decide ad attaccare, sposta Obinna e l'arbitro fischia un'infrazione di passi discutibile, però Russo che chiede spiegazioni, l'arbitro prontamente le ne dà, scambio di 5 fra i due. Che questo è il bello di poter di avere degli arbitri che ti sanno spiegare un fischio. Sabatino che lotta sulla palla, non riesce a conquistare il possesso. Munastra ci tra i blocchi per Buffelli, cambio accettato da Gnecchi, poi Guayana di pura furbizia vede Buffelli incasinato sulla buona difesa di Banti nonostante il cambio e si recupera la palla. Buona azione di Vavoli che si sta guadagnando i minuti che il coach Russo gli sta concedendo in campo. Un'azione, una ottima reattività dove ha toccato la palla, ha sporcato l'azione di Torrenova che è stata costretta a commettere infrazione di 24 secondi. Fondamentale il suo aiuto, anche perché avevamo Gnecchi contro Drigo in post basso e ovviamente c'era un vantaggio fisico notevole. Vavoli invece ferma tutto. Banti, serve lo stesso Vavoli che va da Gnecchi, uscita per Guayana. Gnecchi che si prende il tiro dopo la Guayana ha reso la palla, sbaglia Vavoli ancora a lottare, non conquista la sfera però mette tanta intensità. Un altro che mette tanta intensità è Gnecchi che va ora a schiacciare la Bimane del 30-19. Gnecchi con un'aggressività paurosa qui commette una stupidaggine, aveva abbracciato Buffelli, più che altro era inciampato nei piedi del bloccante e quindi è caduto addosso a Buffelli e l'arbitro è stato costretto a fischiargli fallo. Mette Buffelli, giocatore di esperienza, non si fa se viene un'occasione del genere ne approfitta subito. Al suo esordio in campo Barontini, esce Gnecchi gravato di due falli. Barontini si andrà a occupare di Carlo Stella, Guayana che marcherà invece Buffelli. Ci va la palla Drigo, tornerà al suo numero 8 che chiama lo schema, uscita per Munastra.
un asse che poi chiama il blocco di Obinna. Bell'aiuto di Vavoli e canestro allo scadere per questioni di circolazione difensiva. È arrivato un po' troppo tardi l'aiuto su Drigo. Cioè comunque torna in attacco con Sabatino, la lascia lì per Vavoli e con coraggio si prende il tiro da tre punti. Sbaglia, Barontini tocca, si lotta ancora una volta là sotto, ma ancora una volta è Torrenova a uscire vincitrice. Vavoli che ringrazia Munastra per aver legato questa palla. Sabatino un po' sbasso davanti, Barontini riceve, è la sua posizione e lo dimostra, segna tre punti, 33-21. Ancora Andrea Barontini, bella lettura sia di Banti che sia di Andrea, che si è fatto trovare prontissimo sullo scarico per ricevere la palla dal suo numero 15. Ancora Vavoli però che in difesa ha recuperato quella palla. Sabatino che mette tanta pressione, quasi recupera un'altra palla Cecia, poi Carlo Stella, Boffelli, Guaiana fa guardia su di lui, cambio accettato da Banti, Barontini che esce molto bene sulla rotazione difensiva, poi Gnieke che si trova contro Binna, decide di commettere fallo, scusate Guaiana, decide di commettere fallo per evitare un rimbalzo offensivo a Torrenova. Esce un positivissimo Vavoli, rientra in campo un altrettanto positivo finora a Salvadori. Direi una buona prova in questi 5 minuti di Vavoli, anche se non lo so, io critico un attimino la sua selezione di tiro. Forse il primo tiro da 3 ci sta, il secondo io avrei attaccato più il centro dell'area per vedere di trovare un canestro da 2 e prendere ancora più energia e più fiducia in quello che stava facendo, nonostante lui fino adesso ha fatto bene soprattutto sul lato della nostra metà campo. Entra in campo Salvadori, è entrato anche Murabito gravato di 3 falli, quindi un bel rischio per Coccio Silva. Barontini che con coraggio si prende un altro tiro da 3 punti, lo sbaglia, ma Banti cattura il 7° rimbalzo offensivo per Cecina, scusate il 4° rimbalzo offensivo per Cecina, e segna altri 2 punti portando i suoi sul più 12. Obinna sulla linea di 3 punti dove non è pericoloso, Murabito attacca, buon aiuto di Banti e poi ritorna Barontini sul numero 30. Sabatino si è ritrovato su Obinna che ovviamente può fare ben poco, costretto a spendere fallo e arrivare al bonus con 5 minuti ancora da giocare. Torrenova sicuramente approfitterà di questa situazione. D'altro noto spesso e volentieri Torrenova va ad asciugarsi le mani e la testa. Anche i giocatori di Cecina davanti alla struttura, in precedenza Guaiana sul parquet. Obinna 2 su 3 finora ai liberi, vediamo se segnerà anche il secondo. Tre su 4, tira col 43%, oggi però col 75%. Bravo lui, ovviamente. Sabatino. Torrenova che si è schierata a zona 2-3. Guaiana che, come spesso accade sulla zona 2-3, si tira da 3 punti. Si prende un tiro che però sbaglia Murabito. Consegnato di Obinna per Boffelli, che sbraccia sul blocco, poi l'aiuto non è dei migliori e penetrazione di mano Mancina, chiusa con 2 punti, 35-27 per Cecina, mini parziale di 4-0 per Torrenova. Sabatino, ancora scarica per Barontini, che attacca, si arresta, apre per Salvadori, Guaiana, si libera Sabatino da 3 punti,
la tabellata in basso di Obinna. E Torinova che corre, lascia la palla per Drigo. Obinna da tre punti, non ci va lontanissimo. Poi Boffelli che segue al rimbalzo, lo cattura e fallo fiscato a Sabatino. Ovviamente questi sono i falli che non capisco, perché sono due che saltano contemporaneamente per andare al rimbalzo, ovvio che ci siano contatti. Sì, io faccio fatica a capire che c'è un giocatore in difesa che salta verticale contro un giocatore che sta arrivando in corsa, quindi non sta saltando totalmente verticale, viene fiscato fallo alla difesa. Onestamente, io, per me è un contrasto di gioco. Uno salta da fermo, prende un colpo, cade per terra, palla quell'altro. Tra le difficoltà al tiro per Boffelli, uno su due, che però continua a far riavvicinare Torrenova sul 35-28 con ancora 4 minuti di gioco. Rientra D'Andrea al posto di un buon positivo Drigo. Sabatino, Gai che è rientrato al posto di Guaiana, si arresta, apre per Salvadori. Barontini senza pensare, da tre punti con coraggio. Questo non era per nulla facile. Ha letto che in difesa del suo diretto avversario, visto che era un po' distante, ha deciso di punirlo. Boffelli riceve, vorrebbe rispondere e segna da tre punti, forse subendo anche il fallo. L'arbitro però lo intima di rialzarsi. Gai con il consegnato di Banti, scarica per Barontini, Salvadori, Sabatino. Sabatino riprende la penetrazione, tiro in corsa, Banti che tocca e non si concretizza il secondo possesso. Russo indemoniato con Barontini, ovviamente per i tre punti subiti. Infatti cambio di difesa, Gnecchi che si andrà a occupare di Boffelli, Barontini invece di Murabito, che tra l'altro Murabito, il tentativo di smarcarsi, tira una gomitata in faccia ad Andrea. Ne richiamo la parte dell'arbitro. Obinna consegna la palla a Boffelli, blocco di D'Andrea in attacco, questo molto evidente, buon fischio dell'arbitro, secondo fallo per D'Andrea, tra l'altro secondo fallo in attacco, buon per Cecino ovviamente che riconquista il possesso. Ancora 3 minuti da giocare sul 38-31 con Banti che si apre sui tre punti, Salvadori cerca Gai di avvantaggio, poi Barontini ancora da tre punti, è 3 su 4 Andrea, te la dico grossa, oggi Barontini sta facendo il Gai, paragone un po' eccessivo, però sicuramente ha la tecnica per poter competere con Flavio. Ora Boffelli contro Gnecchi, sbaglia, scarica per Obinna che sbaglia. Poi Gnecchi che vuole, che sembrava andare su per la schiacciata, poi scarica direttamente a Tomčić. Tra l'altro cadendo prende anche una bella botta. È andata così in realtà, Gnecchi voleva andare a schiacciare, anche dare con la mano. Poi si è accorto che arrivava un po' corto, ha visto con la coda dell'occhio Gai, però lo scarico non è stato il migliore. Torrenova che chiama time out. Allora vi aggiorniamo sui tabellini dei nostri giocatori, 14 punti per Gai, poi Barontini che sta tirando 3 su 4 da 3 punti con 9 punti, Gnecchi con 7 e Banti con 4, infine Pissillo con 5 e Guaiana con 2. Quanto riguarda invece Torrenova, Boffelli con 9, D'Andrea e Murabito con 7, e Obinna con 4 e Drigo con 4. Sugli altri campi
oggi abbiamo Palermo che ha staccato in modo importante Montecatini 42-22 al 16° minuto. Piombino che diciamo ha dato una bella botta alla partita con Valsella sul 30-16 per la formazione giallo-blu. Le partite di ieri abbiamo visto Luca che vince contro Alessandria 79-73 e Firenze che vince contro Oleggio 68-55. San Miniato che vince agilmente sul campo di Capodorlano 52-73, infine Omegna che domina Alba 91-59. Dall'altro, per amore e per passione mia, perché ha seguito le nostre finali Under 15 svolte quest'anno, per dire Visintin ancora ha deciso un'altra partita per la Stella Azzurra con 20 punti, giocatore che seguo appassionatamente. Comunque torniamo sul campo del Pala Poggetti con Boffelli che riceve palla, attacca Banti, D'Andrea, buona difesa di Salvadori che è diventato, è sempre stato un difensore sublime, ma quest'anno lo sta facendo vedere in modo importante. Palla recuperata da Banti che serve poi Gnecchi, ora lo stesso Banti da Barontini, Gnecchi, palla un po' ferma, Gai con metri di spazio non riesce a segnare, forse un tiro troppo facile per lui. Murabito, Obinna rende palla al giocatore gravato di tre falli. Ora che attacca Banti e segna due punti per il meno 8, 41-33. Salvadori, Banti, Barontini, Gai, gioca molto nello stretto, Salvadori allarga il campo, si prende il tiro da tre punti, una la sbaglia, due di certo no. Primi tre punti per il giocatore in maglia numero 19. Gai si fa battere da Carlo Stella che però trova traffico in mezzo all'area, allora decide di rendere la palla a Boffelli, brutto il passaggio per il suo centro D'Andrea, poi esagera Gai con l'alzata per Gnecchi. Gnecchi però ha buonissimo controllo del corpo e Banti mai delicate per poter segnare il più 13 sul 46-33. Murabito attacca Gnecchi che col corpo commette fallo, più che demerito di Gnecchi diciamo merito del numero 30 che ha cercato il contatto. Soprattutto fattore più grave, terzo fallo del nostro numero 9 che sta incidendo e non poco nella partita, due tiri liberi per lui, per il numero 30. Vorrei spendere una parola per questo ragazzo di 36 anni che quest'estate abbiamo preso da Firenze, che si risponde al nome di Diego Banti, che ha ancora così tanta voglia di giocare che riesce a correre dietro una banda di ragazzini, li segue in contropiede, l'ultimo canestro che ha fatto è assolutamente tutto merito della sua voglia, della sua tecnica e di questa passione smisurata che ha per il basket giocato. Russo che chiama time out ovviamente per organizzare l'ultimo attacco, dato che presumibilmente Ciace si prenderà l'ultimo tiro sul cronometro, 26 secondi, quindi discrepanza di 2 secondi fra i cronometri. Tra l'altro vediamo già ammassati sopra l'ingresso del campo tutti i bimbi del mini basket che ovviamente sono pronti a entrare. Tra l'altro, parlando di mini basket, vi ricordiamo che prossima settimana avremo il torneo qui a Cecina, trofeo città di Cecina, il 2 e 3 novembre, dove parteciperanno alla categoria 2009 con due squadre, Cecina Blu e Cecina Bianca. Oltretutto avremo una formazione molto lontana e molto prestigiosa come l'Olimpia Milano, poi altre formazioni come Genova, Donoratico, Valdarno, San Miniato. Insomma, una bella esperienza per far crescere i nostri, diciamo, bimbi. Con me. È un movimento che non sta mai fermo. Abbiamo questo torneo la prossima settimana, 12 squadre, non dimentichiamolo, sono 12 squadre quelle che si affronteranno nel prossimo weekend,
con i 2010 che la scorsa settimana hanno ben figurato a San Casciano e con i 2008 che questa mattina hanno iniziato anche loro il loro campionato sotto categoria con gli under 13 andando a vincere a Livorno contro l'Invictus. Infatti è giusto ricordare che non solo il settore giovanile, la Serie D, ma anche il mini basket con un lavoro. Quindi torniamo sul campo con Gnecchi che si libera molto bene dalla pressione, subisce fallo ma l'arbitro non fischia. Poi il numero 24 Triolo che commette fallo, mossa tattica di Silva che non vuole rischiare soprattutto Murabito che commetta fallo, allora mette un giocatore che fa il cesordio in campo e quindi ancora con zero falli. Messa che libera Gnecchi, Gai marcato da Munastra, Gai si prende il tiro, scusate mi ha anticipato, bella circolazione di palla con Barottini che fa 4 su 5 e non ne sbaglia una oggi, più 12, 46 a 34, secondo super assist di Diego Banti che libera il nostro numero 12 che segna il suo 12° punto, punteggio di 49 a 34 che si conclude il primo tempo, un positivissimo primo tempo. Noi ci risentiamo fra un quarto d'ora, più tardi.
passato. Ben ritrovati al Pallapoggetti per il secondo tempo fra Basket Cecina e Cestistica Torrenovese. E innanzitutto partiamo con un ringraziamento di Radio 675 che non ha ancora aggiustato il nome della squadra ospite, però comunque hanno ancora un ottimo servizio e streaming su YouTube e Facebook e ovviamente qualità altissima. Primo tempo si è concluso il punteggio di 49-34 più 15, nato soprattutto da una buona difesa, anche se a tratti qualcosa è mancato, un buon impatto di Gai, di Vanti e soprattutto dalla panchina di Barontini. Sì. Finalmente il giocatore che non ti aspetti, che però era ora che cominciasse a dare il suo contributo. Approfitto intanto di questi 2 minuti e mezzo prima dell'inizio del terzo quarto per ricordarti, Filippo, gli appuntamenti di questa settimana, che sono per mercoledì sera il Memoria al Alex Reale, dove 3 formazioni di ex compagni, ormai ex giocatori di Alex, si ritroveranno per fare più che una partita, una festa per ricordare questo sfortunato ragazzo. Mentre domenica, fra sabato e domenica, avremo il trofeo Città di Cecina, dove nella categoria 2009 si affronteranno 12 squadre, per lo più toscane, con in più l'Olimpia Milano e il Basket Genova, che si sono sobbarcate questa trasferta in questo primo ponte. Noi vi aggiorniamo nel frattempo sugli altri campi. Qui, come detto in precedenza, 49-34 per Cecina. Palermo che sta asfaltando Montecatini 47-24 e Piombino che è più 12 su Valsesa 34-22. Tra l'altro la Serie D, che sta giocando in contemporanea alla Serie B a Pontedera, sta perdendo 37-25 quando siamo ancora a metà del secondo quarto. Quindi un forte in bocca al lupo anche alla nostra seconda squadra, prima in classifica e che viene da 4 partite vinte nelle prime 4 giornate. Quindi veramente tanti complimenti al lavoro fatto da Gian Malva e dai suoi giocatori, nelle quali milita anche l'ex capitano del Serie B Basket Cecina, Giuliano Biancani. Russo, che spesso durante l'arco del primo tempo ha richiamato una volta Barontini, una volta un paio di volte Gnecchi, Guaiana, tutti i giocatori che una volta sono stati strigliati per bene e poi in campo hanno fatto il loro dovere. Direi il loro dovere è anche qualcosina in più. Abbiamo sottolineato la prova fino adesso, la prova balistica fino adesso di Andrea Barontini, che sta facendo quello che non sta facendo Gai in questo momento. Un'ottima prova soprattutto difensiva da parte di Francesco Gnecchi, che ha rubato un paio di palle, si è guadagnato un fallo antisportivo e ha fatto vedere delle doti di lettura del gioco non comuni. E adesso ci aspettiamo qualche giocata da Flavio Gai, che ha bisogno, pronti via, di un paio di giocate di entusiasmo per rigalvanizzarsi e ritornare ad essere la mitragliatrice che è stata fino a domenica scorsa. Presentazione molto rapida dei quintetti: Cecina che si presenta di nuovo con Gai, Sabatino, Guaiana, Salvadori e Banti. Per Torrenova invece abbiamo Murabito, Munastra, e D'Andrea, Obi, l'ex rossoblù, e Buffelli. Buffelli che è il miglior realizzatore per la formazione ospite. Una piccola spinta di Obina al rimbalzo, ma Banti non si fa intimorire e recupera la palla. Sabatino legge molto bene la difesa, scarica per Salvadori che esegue un extra pass per Gai.
ancora Guaiana, si prende il tiro con coraggio, lo manda a bersaglio. Ricordiamo la scommessa fatta da Diego con Guaiana, almeno oggi in doppia cifra la raggiungi. Per ora è a metà dell'opera, vediamo se vincerà Diego oppure il numero 14, anche se penso in ogni caso la vittoria va da te a lui. Rimbalzo di Flavio Gai sull'errore di Torrenova. Gai che nonostante il contatto mantiene il possesso della palla, poi si prende il tiro contro Boffelli, litiga col ferro su tre punti, è 1 su 6. Murabito Obinna e prende il tiro senza troppi pensieri, Munastra che però sbaglia, Guaiana al rimbalzo, conduce il contropiede, Sabatino, bella palla per Banti. Ora si rinnova lo scontro con D'Andrea, lascia la palla per Gai, poi passaggio in più per Salvadori, si torna in post basso da Banti che con quella mano mancina sta facendo vedere i sorci verdi al numero 9 di Torrenova e siamo a 8 punti per il nostro nono, numero 15. Sabatino anche lui si fa ingolosire abbastanza dal pallone, viene fischiato il suo terzo fallo personale, situazione falli che è molto grave su Gnecchi e Sabatino, 3 a testa, più leggera invece per Torrenova con solo Murabito gravato di 3 falli. Boffelli in possesso di palla, si apre Munastra e Murabito, scusate, raddoppiato, scarica Obinna, ancora una volta in palla per Murabito che serve D'Andrea che si è mosso prontamente sulla penetrazione del suo numero 30. Gai, oh, bella palla per Banti che ha un controllo più difficile e perde la sfera, ancora Murabito a servire D'Andrea che ha corso molto bene il campo, sbaglia il tiro ma perché Salvadori è costretto a commettere il suo secondo fallo personale. Inizio secondo tempo sul campo della Serie D contro Pontedera, punteggio di 41 a 30 in favore dei padroni di casa. Vedremo se la Serie D riuscirà ad avere una reazione e a riportarsi in vantaggio. Primo errore nel tiro libero per D'Andrea, punteggio di 54 a 36. Secondo libero invece che va a bersaglio e decimo punto per D'Andrea. Sabatino, serve Gai che ha attraversato il campo, legge molto bene la difesa, cerca di far saltare il suo diretto avversario, non ci riesce, Obinna va a recuperare la palla e poi a inchiodare la Bimane per il meno 15. Banti, Gai, Sabatino si prende il resto e tiro, ancora mancano un po' di gambe al nostro numero 18, poi Gai si fionda per recuperare la palla, scanna anche di farsi parecchio male dato che è stato andato molto vicino alla panchina. Ultime due o tre azioni di Cecina un po' confuse, vediamo se riusciranno a rimettere le cose a posto. Riceve la palla il numero 18 Munastra, prende il blocco di Obinna, Munastra cerca di servire il proprio centro però ottiene solo una palla persa, Gai con il contropiede, c'è un paio di tocchi e Gai fa vedere benissimo questi contatti, viene fischiato un altro fallo al numero 18 Munastra e Gai subisce il fallo numero 7 invece che gli sono stati fischiati a sfavore, ancora nessuno per il nostro numero 6. Sempre Guaiana che ha iniziato dal secondo tempo con una bella tripla, poi ora come era nulla. Sabatino, palla inaspettata a Banti,
consegna la palla a Guaiana. In 3 secondi Guaiana si deve prendere il tiro, va al tiro, sbaglia, Gai lotta, rimbalza come un leone. Salvadori dà un extra pass per Flavio, poi Banti con coraggio si prende il tiro da 3 punti, lo sbaglia, Iobinna come un treno va a catturare l'ennesimo rimbalzo, è già a quota 9. Munastra si prende il tiro da 3 punti, è meno 12, 54-42. Sabatino, Salvadori, Guaiana, ben po' sbassa da Salvadori, a vantaggio fisico con Boffelli, non lo sfrutta Gai, fa saltare il suo avversario, gran fischio dell'arbitro, infrazione di passi evidente. Certo, piccola gaffa del numero 18 Munastra, che si era accusato del fallo quando l'aveva ancora visto e l'arbitro aveva fischiato passi. In realtà Pistillo costretto e rientra in campo, lascia al suo posto Guaiana, che ancora non convince del tutto coach russo. Munastra, Boffelli viene cavalcato in questo momento, riceve palla Obinna, vantaggio fisico di Obinna è evidente con i confronti di Pistillo. Vediamo come difenderà il nostro numero 20, tutto sommato molto bene, perché devia la palla sul passaggio e poi Gai completa l'opera andando a recuperare la palla sulla pressione di e sulla distrazione di Munastra. Sabatino per chiamare lo schema, Salvadori, si libera Gai, si prende il tiro con fallo abbastanza evidente qui il contatto, magari questo è un risultato di entusiasmo che devi te inizio secondo tempo. Beh, se avesse fatto Grezzo sarebbe stato meglio, adesso 0 su nei tiri liberi e quindi siamo punte a capo. Direi che mi sembra che la difesa di Torrenova non sia così energica da poter far pensare ad una facilità di rientro nel punteggio. Non vorrei essere un uccello del malaugurio, però mi sembra che siano piuttosto delle giocate individuali così non di striscia, non così costanti da poter far pensare a disastri clamorosi. Non sfrutta il vantaggio Murabito, sbaglia Torrenova, poi contropiede che non si realizza per Cecina con il tiro a 3 punti di Sabatino che non entra. Tra l'altro Gai che arriva da un 1 su 3 da tiri liberi. Fallo fischiato sotto canestro, credo, ai danni di Pistillo. Secondo per lui. Cambia da ambo le parti. No, scusate, è time out chiamato da Torrenova invece. Magari Torrenova sta giocando su contropiede di distrazioni difensive di Cecina, che in effetti hai ragione tu Diego, l'intensità difensiva che mettono in campo non è di certo delle migliori. Tanto mi sono iniziate le partite anche sugli altri campi, ancora più 12 per Palermo più 27, 49-32 danni di 17 scusate 49-32 ai danni di Montecatini, mentre Piombino ha staccato Valsesia sul punteggio di 42-22. Obinna che ora come ora è a 6 punti e 10 rimbalzi catturati, e fanno il danno poi una mano Murabito ed Andrea con 10 punti, Boffelli con 9, Drigo con 4 e Munastra con 3.
Vasquez Cecina, che è già rientrato in campo, si sta aspettando il rientro di Torrenova. Entra in campo anche Barontina al posto di Sabatino. La Barontina ovviamente giocherà con la fiducia di Crocerusso. Tra l'altro Andrea è anche un buon difensore, e ha pagato ovviamente le esperienze di Boffelli, ma su Murabito non sta andando poi così male. A proposito di inesperienza, anche Lorenzo Pistillo ne manca abbastanza. Boffelli sfrutta la cosa a suo vantaggio e ultimo fallo disponibile, praticamente a gioco fermo, fiscato a gioco fermo per Cecina. Murabito, Boffelli riceve, si cerca di andare in post basso da D'Andrea, poi lo stesso D'Andrea porta un blocco, gioca di fisico, Pistillo fa una buonissima difesa, Salvadori che taglia fuori molto bene Obinna. Torrenova che si lamenta di un tocco del ferro, sinceramente non mi è sembrato. Cecina che quindi torna in attacco sul più 13, 55 a 42 quando mancano 4 minuti di gioco. Salvadori, Gai, buon blocco di Banti, si arresta, Barontini, Salvadori, ancora Flavio, blocco di Leonardo, short roll per Salvadori, invece Gai perde palo perché si aspettava che Salvadori rollasse del tutto, poi Boffelli che si incarta da solo, Gai che corre in contropiede, appoggia alla Kyrie Irving la palla a tabellone, 17° punto per il nostro numero 6. Murabito mette tanta pressione e Gaia tagli del numero 30. Obinna, Salvadori sfrutta e aiuta molto bene su Boffelli, poi Carlo Stella che scarica la palla a Obinna che proprio di fisico ne sposta due. Momento di grande confusione sia per Cecina che per Torrenova. Cecina che tra l'altro anche in questo frangente è andata vicina a recuperare la palla su Boffelli per Salvadori contro Boffelli. Direi che coach Russo complica la vita al suo assistente Matteo Pio togliendo Diego Banti per mettere Francesco Gnecchi, e il buon Matteo è lì che deve aggiustare le marcature. Adesso vedremo come chi andrà a marcare Obi, dando per scontato che Salvadori si occuperà di Drigo che è appena entrato, o forse mette Salvadori su Obinna però e Pistillo su Drigo, potrebbe starci, però ovviamente lo vedremo alla prossima azione. Obinna che, ripeto ancora, tira con il 43% liberi, oggi è 6 su 6, 5 su 6, avete ragione. Gnecchi attacca il canestro, poi non riesce a segnare e Boffelli che torna in attacco. Carlo Stella riceve ancora Boffelli contro Pistillo, prende il tiro, lo sbaglia. E poi Gai ancora al rimbalzo, nonostante non arrivi a 1,90 m, prende un altro rimbalzo e poi bella azione di tocco fra Pistillo e Gnecchi. E Pistillo ovviamente ringrazia con 3 punti. Più 16, 60-44, con 2 minuti e mezzo da giocare ancora per il terzo quarto. Infatti, tornando al discorso precedente, Salvadori su Obinna e Pistillo su Drigo. Obi che attacca ancora il canestro per riprendersi i rimbalzi, poi però non riesce a segnare. Gai in transizione su assist di Barontini, sbaglia rimbalzo di Gnecchi, sta facendo tante piccole cose ma fondamentali per Cecina. Cambia da ambo le parti,
esce Gai, entra Trassinelli, esce Murabito che ha commesso il suo quarto fallo, non ci eravamo accorti, rientra Munastra. Arrabbiatissimo Flavio Gai, non so se hai visto il siparietto con Russo che ha chiamato Trassinelli all'esordio in questa partita sul cubo dei cambi per cambiare Flavio Gai. Russo richiama Gai che fa finta di non sentire, si concentra sul pallone e ci è voluto la mano del buon Salvadori, del buon Pistillo per convincerlo a uscire dal campo. Ovviamente giocatore principale di Cecina e non è mai contento di uscire dal campo, anche perché è molto intenso come giocatore, ora come ora non sta rendendo quanto vorrebbe, magari un piccolo riposo, una lavata di capo e poi si tornerà ad essere il Flavio Gai che tutti noi abbiamo ammirato e conosciuto. Direi che per oggi Flavio Gai ha comunque un'ottima partita con 17 punti in una ventina di minuti giocati, quindi direi che dovrebbe comunque essere soddisfatto della sua prova. Diciamo buon lavoro di squadra anche da parte di Pistillo, che ha incoraggiato il suo compagno a non offendersi, a non prendersela per questa sostituzione, anzi dovrebbe essere contento se un suo compagno di squadra, soprattutto se Under, fa il suo esordio in campo. Barontini riceve ancora da tre punti, non può sempre entrare, però anche questa è una buona occasione. Poi Pistillo che tocca il rimbalzo un paio di volte, non si concretizza il rimbalzo, palla che esce dal campo. Jorge Silva che vuole parlare con l'arbitro, non ho capito bene per cosa, forse per un blocco un po' più ruvido di Salvadori in uscita per Barontini, e subisce il primo richiamo da parte degli arbitri. Obinna, versione playmaker diciamo, Carlo Stella. Boffelli, cambio accettato da Gnecchi. Drigo attacca molto bene in rovesciato il canestro ed è più 15, più 13 scusate per Cecina, 61-48 con 1 minuto e 15 secondi da giocare. Gnecchi ferma il palleggio per andare da Trassinelli. Salvadori si è aperto. Obi che salta tantissimo credendo nel tiro di Salvadori, non è così. Certo, rischia anche di farci parecchio male Salvadori. Gnecchi a occuparsi della rimessa. Si provvede ad asciugare il parquet. Piccola pausa per ricordarvi dei tabellini: 17 punti per Gai, 12 per Barontini, 8 per Banti e Pistillo, 7 per Gnecchi e 5 per Guaiana. Invece per Torrenova 11 per Boffaglia, 10 per Murabito, 6 per Obinna, 6 per Drigo e 12 per D'Andrea. Salvadori in post basso, accetta la sfida fisica contro Obinna, la perde pesantemente ma tecnicamente la vince perché dà un cioccolatino a Barontini che però ha le gambe aperte e subisce il tunnel di Salvadori diciamo. Carlo Stella, tanti minuti in impiego per lui, già 17 che probabilmente diventeranno 18. Gnecchi commette il suo quarto fallo e questa non è per nulla una bella notizia per Cecina. Primo richiamo anche per Russo. Dal labiale non ho capito i gesti, penso che mi ha detto quello stesso fallo che ha fischiato qui c'è anche di là, non ne sono sicuro. Munastra comunque ne approfitta per segnare il primo libero. Due su due per il numero 18. Torna in campo Sabatino contro, entrando al posto di Gnecchi,
Salvadori, Trassinelli. Serve Pistillo, ma Trassinelli non si sente di servirlo. Trassinelli con coraggio prende la penetrazione, poi va da Salvadori. Sabatino attacca con coraggio. Obinna fa un gran salto per fermare il gioco. Salvadori dalla punta sbaglia e Trassinelli che taglia fuori benissimo. Carlo Stella prende il rimbalzo e subisce il fallo dello stesso numero 24 di Torrenova. Proprio dobbiamo criticarlo, subiva il fallo, se avessi tirato sinistra avrei fatto anche canestro. Però sì, però volevo evidenziarti anche la giocata di Andrea Barontini, che non è stato pervinto, è andato a rimbalzo, è riuscito a toccare il pallone fuori, recuperato da Trassinelli, scarico per Salvadori e Trassinelli che, fidando nel tiro di Salvadori, ha seguito a rimbalzo e ha conquistato questi due tiri liberi. Primo tiro libero a bersaglio per Enrico, secondo che esce, ha una mezza idea di andare anche a rimbalzo, poi decide di fare copertura. Boffelli con l'ultima azione, che probabilmente sarà di Torrenova. Barontini mette tanta pressione, blocco ruvido ancora di Obinna, Salvadori difende molto bene su di lui, poi Barontini aiuta benissimo, l'arbitro però fischia fallo e sicuramente c'è tanta palla, però vediamo se da questa posizione si vede, sembrava tanta palla, ma magari c'è anche un po' di braccio. Boffelli che in questo secondo tempo ha raddrizzato le percentuali, soprattutto ai tiri liberi, era 2 su ora è 4 su 6 che diventa 5 su 8. Barontini da oltre la sua metà campo ci va non vicino, di più veniva giù il palazzetto, Direi che se segna anche questo possiamo andare tutti a casa senza giocare l'ultimo quarto. E invece il punteggio è ancora abbastanza in bilico, bastano un paio di giocate di Torrenova, che comunque sta speculando sugli errori di Cecina per essere comunque sempre lì. 11 punti sono 3 tiri e non vorrei mai che ci si ritrovasse ancora in questa situazione come contro Alba. Andiamo ad annunciare, a vedere gli altri risultati del campo. 58-44 per Palermo contro Montecatini, che si è avvicinata dopo essere carambolata anche a meno 27, e Piombino che è più 29 contro Valsese, partita che potremmo definire anche finita, con Valsese segna solo 27 punti in questa partita finora. Certo, non una bella serata al tiro. Infatti noi ricordiamo degli eventi della prossima settimana, il torneo per Memorial Alex Reale e il torneo Città di Cecina, che coinvolgerà i bimbi del mini basket anno 2009 e qualche bimbo del 2010 che il nostro caro Diego allena. Avevamo chiesto anche la copertura su questi eventi a Radio 675, ma purtroppo per impegni imprevisti non ci darà. Comunque sarà nostra premura sul sito Facebook di tenere aggiornati tutti quanti. Poi continuiamo a ringraziare Radio 675 che offre un servizio streaming Facebook e YouTube di altissima qualità, e si mettono tanto impegno anche con quello che è diventato il famoso weekend del basket Cecina, con interviste il venerdì sera e preparazione alla partita il sabato e poi la gara finale della domenica. Ovviamente ringraziamo anche il nostro social Basket Cecina su Instagram, gestito da l'ormai onnipresente Simone Innocentini. Riprende la partita con Salvadori che sfida ancora Obinna sotto canestro, si svita, sbaglia e il rimbalzo che caramba nelle mani di Munastra, credo. Sabatino
che lo difende sul numero 18. Batte facilmente Munastra, poi il buon aiuto di Gai e Cecina che va in contropiede con Pissillo che tira in transizione, sbaglia, e Salvadori che deve un po' sbracciare perché questo tiro non ci stava per nulla. Grigo che chiude il palleggio e Gai, forse questa è la giocata di intensità, non arriva il canestro ma l'anticipo, la vuole recuperare quel pallone, la rabbia anche per essere stato precedentemente sostituito, gli ha dato la carica per arrivare su questa palla e andare a subire il fallo. Salvadori che esce dal campo e rientra Banti. Frattempo a fine terzo quarto al Bellaria di Pontedera la Serie D perde 62-49. Gai segna il primo libero, riporta 6 sul più 12. Diventa più 13, 64-51. Sabatino con una furbata che stava per recuperare il pallone con Murabito, a danni di Murabito che è appena rientrato in campo. Cambio accettato da Sabatino, poi Boffelli a memoria va da Drigo dopo il suo blocco, palla che toccata dalla difesa in giallo-blu. Barontini che corre molto bene il campo, tutti che si aspettavano un tiro di Gai, anche dimostrato dal fatto che Monasta si era messo in mezzo all'area per prendere sfondamento, Gai controlla benissimo il corpo e serve Barontini che segna 2 punti per il più 15. Murabito va un po' a sbasso da Drigo contro Gai, ovviamente non si fa intimorire, bella palla di Drigo contro il raddoppio di Gai e Banti. Obinna sbaglia tutto, poi cioccolatissimo di Flavio Gai sul perfetto taglio di Pistillo che raggiunge la doppia cifra, quota 10 punti. Veramente bella palla. Tanto nonostante le difficoltà del tiro oggi, Gai si è dimostrato presente con 6 rimbalzi e 7 assist, con 4 palle recuperate e solo 3 palle perse tutto sommato. Infatti nota positiva per Cecina, 9 palle recuperate e solo 7 perse, mentre per Torrenova 3 palle recuperate e 16 palle perse, con il numero di assist che hanno fatto sono 7 contro i danni di, come entro i 13 di Cecina. Numero di rimbalzi uguale, 23 a testa, 23 per tutte e due. Scusate, 8 assist di Gai, che praticamente ha fatto da solo più assist di tutta Torrenova. 9 falli subiti, che ormai quello non fa nemmeno più scalpore. Alta è arrivato anche il preparatore atletico Massimo Di Giovanni. Si prende il gioco con Torrenova che esegue la rimessa, palla che viene ricevuta da Murabito su cui fa guardia Sabatino. Bella lettura di Pistillo con Murabito che voleva andare da Obin, Pistillo capisce tutto con mezzo secondo d'anticipo. Direi che queste sono le giocate che purtroppo non vanno a statistica, ma Pistillo ha già toccato un 3-4 palloni sporcando l'azione degli avversari e che valgono molto più di una palla recuperata. Anche questo frangente Barontini contro Obinna, cioè ovviamente Andrea cerca di fare il massimo possibile, oggettivamente è molto in difficoltà. Pissillo va a dare una mano, Obinna si deve prendere un tiro allo scadere che non coglie il ferro e recupera per Cecina. Il
direi che assolutamente Andrea Valentini ci mette il fisico, è una decina di centimetri più basso di Obi, però fisico contro fisico regge il confronto e recupera il pallone. Gai perde palla, la numero 4 della sua partita, e poi Obinna tutto solo non può segnare e sbagliare il tiro. Ottavo punto personale, Flavio Gai. Si prende il tiro, ma che diventa un assist per Andrea, che si sta meritando i minuti che sta giocando in questa partita. Flavio Gai, forse con un fallo in attacco, scarica per Sabatino e finalmente arriva al canestro anche di Antonino. Si ferma il gioco, non ho capito per cosa. Ah, per poter asciugare il parquet. Pensavo era fosse caduta, non so, qualcosa. Buona prestazione di Andrea, che esce con una standing ovation. Rientra in campo Guayana. Direi prova di intelligenza da parte di Andrea Valentini nel secondo tempo, che avrebbe potuto peccare di entusiasmo per quello che ha fatto nel primo tempo, e invece nei minuti che Coach Russo gli ha dato in questo secondo tempo si è dedicato molto di più alla difesa, dimenticando quello che aveva fatto nei primi due quarti e contribuendo con un paio di rimbalzi offensivi ad una buona prova della sua squadra. Sicuramente rappresenta nel migliore dei modi il Cecina in questa giornata. Ora Guaiano, una buona difesa contro Boffelli, raddoppio con Banti, Boffelli che sbaglia, si tocca al rimbalzo e poi palla che carambola e senza che sia controllata fuori dal campo, rimessa per Cecina con Gai che serve Guaiana. Sabatino, Gai, c'è la mezza idea di prendersi il tiro, non lo fa, scarica per Guaiana, molto bene, poi palla che gira intorno al Ferri, Diego si dispera ancora per la scommessa. Murabito scarica a Drigo che con coraggio attacca il ferro. Esce Pistillo, anche lui una buonissima partita, 10 punti con due rimbalzi, la palla recuperata, una buona prestazione, con infatti plus minus di 16, di più 16. Obinna si apre e riceve la palla, Murabito, Boffelli marcato ancora da Guaiana, bella difesa di Guaiana, Boffelli la terza volta che sbaglia il passaggio in questo frangente, poi la palla gli ritorna, cioè tocca al ferro un paio di volte. Cambio e esce per Torrenova, esce Obin e rientra D'Andrea. Decisione dell'arbitro, uno diceva palla Torrenova, una palla Cecina. Penso per la regola della freccia sia stata data a Torrenova. D'Andrea non controlla la palla, Sabatino. Vediamo cosa vorrei fare, tacca, sbaglia, poi palla che arriva a Guaiana. Sabatino vorrebbe prendersi il tiro, poi proclama calma intelligentemente, prende il blocco di Banti, attacca il ferro, sbaglia, scarica per Guaiana. Salvadori molto bene per Banti, e qui manca, oggettivamente manca ancora il concetto di, cioè manca un po' il concetto di guardare il tabellone, 24 secondi, errore non da basket Cecina. Questo è un errore di Guaiana, che è semplicemente un errore di fiducia, visto il tiro di prima gli era uscito, non si è sentito di fare un altro tiro da tre che ci stava nell'azione, ha voluto fare un passaggio in più, il suo compagno ne ha fatto un altro e siamo andati a tirare, forse con il giocatore
meno pericoloso al perimetro, Diego Manti, sulla serie 24 secondi, anzi oltre. Probabilmente anche Salvatore si sarebbe potuto prendere una specie di floater in mezzo all'area, alle mani per poterlo segnare. Boffelli si prende il tiro da tre punti, invece sbaglia il rimbalzo di Salvatori. Nel frattempo è entrata anche Gnecchi al posto di Sabatino. Guaiana si arresta, Gnecchi, Guaiana si prende il tiro andando a rispondere a Diego, che pensava che prima si fosse preso il tiro per mancanza di fiducia. Invece in questo caso lo segna e per i suoi più 20, 73-53. Murassa si arresta in mezzo all'area senza saper bene cosa fare, poi va al tiro, sbaglia, rimbalza ancora di Gai, poi si prende il tiro senza pensare, anche un po' senza senso, poteva fare tanto tanto di più. D'Andrea, Munastra, bella palla per lo stesso D'Andrea che segna subendo anche il fallo. Diciamo, perché se il fallo dovesse essere di Gnecchi è il quinto, il fallo infatti è del nostro numero 9 che abbandona il campo con Salvatori che gli fa il gesto, ma cosa fai? Comunque esce anche lui con un applauso, un buon apporto nella sua prestazione, nella sua partita. Per lui infatti 8 punti, 3 rimbalzi, 3 rimbalzi, una palla recuperata, un assist e 4 palli subiti. Sbaglio di D'Andrea con Gai che va a attaccare il ferro, subisce il decimo fallo della sua gara, doppia doppia con i falli. E probabilmente potremmo arrivare anche a una tripla doppia, mancano pochi, 2 assist e 3 rimbalzi, ma nemmeno è inutile sforzarsi per una cosa del genere. Alla fine corto il primo libero per Flavio, assegno il secondo, riporta suoi sul più 19 Munastra. Drigo, Buffelli che torna da Munastra, si apre Drigo sui tre punti, sbaglia e Sabatino e Vanti che controlla la palla e va da Gai, cioccolatissimo anche questo per Guaiana che arriva a 10 punti. Qui ti lascio il commento. Bene, e sono contento, cosa ti devo dire? Il ragazzo se lo merita, deve soltanto a prendere fiducia, ha una testa molto molto seria. E guarda, guarda cosa ha fatto ancora, ha già recuperato un altro pallone. Vuol dire tanto la testa in questo sport. Ah, adesso anche Sabatino, al di là di questo errore, l'infortunio inizio stagione l'aveva penalizzato un pochino, ma volta dopo volta sta riprendendo fiducia. E malgrado le ura di coach Roberto Russo, lo vediamo crescere partita dopo partita. Ovviamente, come dicevi tu, Diego, non è mai facile entrare in infortunio, purtroppo paga ancora fisicamente. Faccio sorgere in campo anche Tomčić, che non si era visto durante l'arco di questa partita. Giocatore che a me fa tanta impressione, soprattutto per le braccia lunghissime che ha. Qui serve un assist per Gai che finalmente segna ancora di nuovo da tre punti, togliendosi una grossa soddisfazione. Guaiana si fa ingolosire abbastanza dalla possibilità di anticipare anche questo pallone, poi Salvatori di tocco per Guaiana, qui c'è anche un po' di spettacolo con coach Jorge Silva che chiama il terzo e ultimo time out della sua partita, con diciamo gara che potremmo definire chiusa sul più 24, 81-57 con ancora 3 minuti da giocare. E
tabellini delle due formazioni, Guaiana che arriva a 10 punti per la gioia di Diego, 12 scusate con l'ultimo canestro, e Gai con 20 punti, 8 rimbalzi e 8 assist, 10 falli subiti, Pistillo 10 punti, Barontini 14 punti, poi anche Salvadori, qui vediamo solo 3 punti, però 8 rimbalzi, 2 palle recuperate, 2 assist e poi tutto il resto che fa in mezzo al campo che non si vede. Per quanto riguarda Torrenova, D'Andrea 14 punti, Boffelli 12 punti, Obinna 8 punti e Murabito 10, che anche lui è uscito per 5 falli. I risultati degli altri campi: Palermo sul più 15, 65-50 contro Montecatini, e Piombino dilaga con Valsese sul più 43, 84-41. Riceve palla Munastra. Gai difende molto bene su di lui. D'Andrea consegna la palla a Boffelli. Passi molto evidenti non ravvisati dagli arbitri. D'Andrea si gira per il tiro, sbaglia. Drigo lotta al rimbalzo molto bene. Boffelli ha un tiro apertissimo che è estremamente nelle sue corde. Nuovo più 21 per Cecina. Tomčić, Guaiana, Sabatino, bella partenza, scarica poi per Gai, tripla per Guaiana che sbaglia, Gai che arriva a quota 10 rimbalzi, Sabatino da 3 punti sbaglia, ancora una volta il rimbalzo Cecina con Gai che perde però la palla e Drigo con infrazioni passi più che evidente anche questa. Diciamo alla NBA si sta giocando in questo momento la parte di Torrenova. Guaiana si apre ancora Gai. Tomčić li porta un blocco. Lascia ancora lì Salvadori, nonostante tutto il tempo che sia entrato in campo, si butta sulla palla, non riesce a conquistare, ma lo sforzo rimane incredibile. Ha voglia di buttarsi sulla palla sul più 19, a minuto e 15 dalla fine. Dimostra tutta la concentrazione di Cecina su questa partita. Salvatore, tra l'altro, si può togliere il questo stasera dalla scarpa. L'arbitro gli fa: cosa fischi? Guarda, lui ha fatto passi. Escono Salvadori e Gai, entrano Barontini e Pistillo, che diciamo sono quelli che ci hanno sorpreso più positivamente in questa giornata. Scusate, Bavoli al posto di Salvadori, che anche Bavoli si è fatto vedere poco, ma nella frazione in cui ha giocato, soprattutto in difesa, è andato molto bene. Drigo a 1 su 2, Bavoli al rimbalzo, Barontini. Bavoli, si apre Tomčić, Guaiana, Barontini, ancora Guaiana, blocco di Tomčić. Cambio accettato, ma si preferisce andare da Sabatino. Poi Barontini si doveva prendere il tiro, svirgola la palla e Tomčić si prende il tiro allo scadere, ma prende solo la traversa. Boffelli si prende arresto e tiro, forse con un fallo. È il secondo fallo di Tomčić e due tiri liberi per Boffelli. A questo punto si dovrebbe iniziare a pensare anche alla differenza canestri, però ovviamente siamo sempre sul più 18. No, la differenza canestri non ci interessa, piuttosto pensiamo alle partite prossime, dove settimana prossima Cecina andrà ad Alessandria sabato e fra due domeniche invece sarà di nuovo al Palapoggetti contro Oleggio. 2 su 2 per Boffelli, che aggiorna così il suo tabellino personale. Cecina torna in attacco con Sabatino, Bavoli, Barontini, si prende il tiro da distanza Gai, diciamo,
sbaglia Guaiana ancora al rimbalzo. Comunque vorrei non far notare che non era facile vincere una partita in questo modo oggi. Praticamente partita finita 81-65 con 12 secondi da giocare. Torinova veniva dalla prima vittoria nella sua storia in Serie B, era molto gasata da questa vittoria. Vedremo, Ciacia è stata brava a non farsi cogliere impreparata e darsi fatta di pagare le prestazioni di Barontini su tutti, ma anche Pistillo, Salvadori, Gnecchi. Palla finita e finisce così 81-65. Quindi noi ci rivediamo fra due settimane contro Oleggio e vi ricordiamo del Memorial Alex Reale e del torneo Trofeo Città di Cecina, che vedrà coinvolti 2009 del mini basket. E un ultimo ringraziamento a Radio 675 per il servizio streaming e col servizio streaming e su Facebook e YouTube. Prima di chiudere, l'ultimo aggiornamento sugli altri campi: Palermo più 18 contro Montecatini 68-50 e Piombino 45-43 contro Valsesia. Per la Serie D, sconfitta, prima sconfitta stagionale 80-73 sul campo di Pontedera. Noi ci risentiamo fra due settimane. Arrivederci a tutti.